saranno i costumi più visti sulle spiagge di quest'estate 2019? Ve ne parlo io e vi do anche qualche consiglio utile. Devo ricordare che questo programma è offerto da Ferrovie del Gargano, Gruppo Saccia, Lo Bozzo, Carni Affini Gourmet, Hamburgeria Gourmet. Buona visione e buona estate! Ciao a tutti e bentornati sui consigli di Jennifer. Oggi parleremo di moda e parleremo di costumi. Sicuramente ci sarà un ritorno agli anni 50. Quest'estate vedremo tantissimi costumi a vita alta, sgambati e anche costumi interi, perché no? Vedremo costumi particolari, ma anche costumi basic e semplici per soddisfare un po' tutti. Uno dei costumi più in di quest'anno è appunto il costume a vita alta. Il costume a vita alta è un costume che secondo me è fantastico per slanciare la figura di una persona, ma anche attenzione per coprire un po' di pancetta. Quindi se avete da nascondere un po' di pancetta, io vi consiglio di utilizzare il costume a vita alta. Troveremo anche costumi bikini sgambati. Attenzione, i bikini sgambati non stanno bene a tutti. Stanno bene a chi ha un fisico già perfetto, direi, perché mette tantissimo in risalto i muscoli ma anche le gambe. Tende a slanciare, quindi ad allungare la figura, ma soprattutto ad allungare le gambe. Costumi interi ne vedremo di tutti i colori e di tutte le tipologie. Una particolarità sui costumi interi è quella di indossare una cinta, non una cinta qualunque, in realtà la cinta è già predisposta sul costume. Vedremo proprio queste cinture in vita, un modo per dare forma un po' alle curve, specialmente se siete un po' piatti o se avete il fisico un po' quadrato. Vedremo costumi glitter. Quel glitter è un must have di quest'estate per quanto riguarda i costumi, ma non solo, ed è un modo per essere luccicanti in spiaggia, anche per attirare molto molto sole. Costumi monospalla. Andrà tantissimo il monospalla quest'anno e credo che sia uno dei costumi che mette in risalto tantissimo la nostra femminilità. I colori che vedremo di più sono questi. Sicuramente il neon, tornerà il neon in spiaggia. C'è stato anche già negli anni passati, ma quest'anno ancora di più lo vedremo. E un consiglio che posso darvi, se vi piacciono questi colori, se intendete comprare uno di questi costumi, è quello di indossarlo magari quando già siete un pochettino abbronzate, perché mette in risalto tantissimo l'abbronzatura e l'effetto è strabiliante. Ci saranno colori caleidoscopici, un po' in stile gypsy. Il rosso andrà tantissimo e vedremo tantissimi costumi di color rosso, ma anche il nero, attenzione, non il nero classico, un costume da vecchietta, ma bensì un costume nero intero particolare, magari con del pizzo o con delle trasparenze, oppure costume monospalla. Il nero è il basic, che va bene per tutte secondo me, ma è anche molto chic e soprattutto, attenzione, snellisce. Quindi se volete sembrare un po' più snelle, andate sul nero. Ci saranno sicuramente anche stampe come fiori e attenzione qui ai fiori, perché se avete un fisico molto snello e volete cercare di allargare un po' le vostre curve, vi consiglio di scegliere dei colori chiari con dei fiori molto larghi. Se invece al contrario volete snellire un po' la vostra figura, scegliete dei colori scuri con dei fiori molto molto piccoli. Le stampe invece che vedremo tantissimo sono i pois, quindi tornano di moda i pois, le righe multicolor, i quadri che ci sono stati anche se non sbaglio 2 anni fa sui costumi, e l'animalier, ossia il leopardato. Per quanto riguarda le stampe, vedremo tantissimi costumi griffati. Queste sono le tendenze di quest'estate 2019. Fatemi sapere quali tra questi costumi vi piace di più. Io personalmente quest'anno andrò sicuramente sul glitter. Lo trovo davvero super super chic ed elegante anche al mare. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, lasciami un like. Se non vuoi perderti le altre mie puntate, mi raccomando, iscriviti a Instagram, Facebook e dai uno sguardo al nostro sito La Tua TV. Io vi saluto e alla prossima. Ciao!